per fare gli spinaci ho preso 500 grammi di spinaci e ho bolliti nella padella e senza olio. Ho preso 4 patate, ho lavate, ho pelate, le patate medie. Ho preso un spicchio di aglio. Grandezza così, se non trovate tipo così la grandezza, potete usare due spicchi di aglio, quelle piccole, e ho preso una cipolla tagliata ai piccoli pezzi, una cipolla media. Poi per le spezie ho preso cucchiaino tipo così, sale quanto basta, curcuma. Un po' di pav bhaji masala se ci avete, se non ci avete non fa niente, potete usare tranquillamente curry. Ecco, questo è pav bhaji masala. E poi ho preso il cumino. Per olio, questa volta vorrei usare olio di senape. Se ci avete va benissimo, il sapore è un po' diverso, però è buono. Se non trovate olio di senape, potete usare tranquillamente olio di oliva, non c'è problema. La prima cosa, io vado a frullare questi spinaci che devono rimanere un po' pure i pezzi. Mo' vi faccio vedere come si fa. Ecco qua, ho frullato questi spinaci, vedete, ho lasciato pure un po' di pezzi. Non ho frullato completamente, deve essere in questo modo. Ecco. Accendiamo la padella o il wok. Ho preso questo wok perché trovo più facile. Intanto che riscaldava la padella, ho tagliato le patate a cubetti, così. E scusate, mi sono scordata di dire che servivano anche i pomodori. Ho preso pomodori a ciliegie, ho preso 9. Se non ci avete ciliegie, potete usare tranquillamente pomodori semplici. Potete prendere un pomodoro, la grandezza più o meno media. La padella si è riscaldata bene. Metto un po' di olio, prendo due cucchiaino, quello grande, due o tre. Riscaldiamo un po', ecco, l'olio si è riscaldato. Andiamo a mettere prima il cumino, semi di cumino, ecco. Poi aggiungiamo aglio e le cipolle. Prima aglio, che è meglio, ecco. Dopo qualche secondo aggiungiamo pure le cipolle. Ecco. Mescoliamo. Fuoco sempre medio. Mescoliamo fino a che non vediamo il colore un po' dorato. Ecco, il colore è perfetto. Aggiungiamo i pomodori. Mescoliamo tutto insieme. Sempre le fiamme medie, non alte, se no si può bruciare tutto. Ecco. Per aiutare i pomodori che cuociono veloce, noi che facciamo? Aggiungiamo il sale. Intanto aggiungiamo il sale e mescoliamo. Per pochi minuti. Se volete potete pure coprire la padella. In questo modo abbassiamo il fuoco
aspettiamo qualche minuto che si cuociono i pomodori. Vediamo. Ecco. Perfetto. Vedete? Ecco. Allora, adesso aggiungiamo pure le patate. Alziamo il fuoco al massimo, mescoliamo tutto. Per qualche secondo, qualche minuto, diciamo. Adesso aggiungiamo pure altre spezie, tutte. Mescoliamo per bene. Lasciamo per qualche secondo. Allora, in questo punto aggiungiamo pure i nostri spinaci. Mescoliamo bene. La fiamma sempre alta, mescoliamo tutto. Tolgo pure queste cipolle che stanno qui attaccate. Ecco. Io aggiungo, direi di aggiungere pure un po' di peperoncino, poco, perché di solito manco lo uso io. Ecco, mezzo cucchiaino, usato. Mescoliamo. Inizia a bollire, mescoliamo un altro po', ecco, siccome le patate ancora devono cuocere, noi che facciamo? Mettiamo mezza tazza di acqua. Vediamo se va bene. Mescoliamo piano piano. Se volete usare il passato dei pomodori, io non consiglio perché non sarà uguale come quelli pomodori freschi. Usate soltanto i pomodori freschi. Adesso copriamo e aspettiamo che cuoce. Così. E andiamo a fare l'impasto per la piadina. Per fare la piadina ho preso una tazza questa di farina integrale. Se volete usare farina 0 o farina 00 usate pure quello, però meglio usare la farina integrale e se no anche farina di avena. Poi ho preso l'acqua quanto basta, aggiungo un po' di sale. Questo, aggiungo un po' di sale, olio, mezzo cucchiaino, un cucchiaino, ecco. Con le mani mescoliamo tutto, piano piano. Ho preso la farina per una persona. Se rimane la farina, comunque potete usare pure il giorno dopo, è ancora buono. Potete fare le piadine pure il giorno dopo.
poco poco alla volta, mettiamo acqua tiepida, acqua o temperatura ambiente o tiepida è uguale. L'impasto deve essere morbida, non deve essere troppo dura, non deve essere neanche troppo morbida, no, se no sarà difficile fare le piadine. Quindi mescoliamo bene, impastiamo bene in questo modo, se no da noi si usano i pugni così, in questo modo, così. Così impastiamo, ecco, lasciamo a riposare per 5-10 minuti. Allora, per gli spinaci, primi 5 minuti ho lasciato la fiamma accesa alta, poi dopo 5 minuti abbassiamo il fuoco, se no si brucia, e aspettiamo. Tanto intanto andiamo a vedere se sono cotte le patate. Andiamo a vedere se è tutto cotto, vediamo. Ecco, vedete, le patate sono pronte. Oddio, oh. Ecco, vedete, le patate sono cotte. Aspettiamo, vediamo se tutte sono cotte. Schiacciamo le patate e vediamo se sono cotte. Sì, sono cotte. Ecco, quindi i nostri spinaci con le patate è pronto. Adesso andiamo a fare le piadine. Allora, per fare le piadine, prendiamo l'impasto in questo modo e stendiamo come la pizza, in questo modo, piano piano. Deve essere tutto rotondo. La padella è ben calda, ho fatto le piadine, mettiamo adesso a cuocere. Qua ho preso acqua e un po' di olio. Veloce, ecco, vi faccio vedere veloce. E cuociamo in questo modo. Tanto intanto andiamo a dare un po' di pressione. Se scotta troppo abbassiamo il fuoco, in questo modo. Ecco, la piadina è pronta, vedete? Ecco, deve essere così. Ecco, spinaci con le patate, con le piadine integrali, sono pronte. Se vi è piaciuto il mio video e se avete provato questa ricetta, fatemi sapere sotto nei commenti. E se vi piace il mio canale e non avete ancora iscritto, e cliccate sulla campanellina per iscrivervi, per non perdere tanti altri nuovi video e tante altre ricette. E ciao, a presto!